Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui nonostante il clima avverso, ma cerchiamo di rinfrescarci, abbiamo già iniziato a rinfrescarci, siamo perfetti. No, oggi presentiamo la quarta edizione di Sconfinamenti ed è una piccola perla, credo, nel nostro panorama, delle proposte che il nostro territorio offre, perché si caratterizza veramente come qualcosa di unico. Un festival che, come mi piace sottolineare, è un festival della sobrietà, un festival che non urla, che parla sottovoce, ma che allo stesso tempo va alla radice in profondità nelle cose, nelle relazioni e anche nella qualità della proposta. E oggi con noi, sono segnati i nomi perché alcuni sono complessi, abbiamo Resta Capellissi del Riflessi Nuovo, Isabella Silvestri, che ha curato la direzione artistica del festival, Lucia Iratsuka, che è un'istruttrice giapponese che vive e lavora in Brasile. Brasile. Scusate. Maki Asegawa, giapponese, illustratrice che vive e lavora in Italia, e Silvia Dorch, insegnante traduttrice dal cinese e dal portoghese. Come vedete abbiamo già un allestimento, perché daremo poco spazio alle parole e tanto spazio invece alle mani e ai gesti. Quindi do tutta la parola a Oreste Capelli per un'introduzione rapida del festival, di cosa rappresenta per Frassinoro, per la comunità nostra, insomma, sia della montagna ma anche noi. Isabella ci racconterà brevissimamente il perché di questo titolo che è stato scelto quest'anno, e poi avremo, prima delle illustratrici che appunto faranno una performance, anche due contributi video che abbiamo già preparato di altri due ospiti, quindi sarà insomma un ulteriore arricchimento della proposta del festival. Prego Resta. Buongiorno a tutti, rubo veramente poco tempo, siamo alla quarta edizione, questa è una cosa importante, anche perché nessuna edizione è stata uguale a se stessa, cioè c'è una traccia e la traccia è quella di sconfinare, di contaminare una piccola realtà dell'Appennino modenese con il resto del mondo. Questo grazie alla visione e alle capacità di Isabella Silvestri. Quest'anno cambiamo linguaggio, diciamo, cambiamo lingua, ma avremo altri modi di esprimerci e di proporci all'esterno. Sono orgoglioso di aver partecipato a sostenere e promuovere questa iniziativa. Grazie. Grazie, grazie Esther. Allora, il titolo di questo festival, Festival di Piccole Voci Libere, è quest'anno tratterà, non so neanche come definirlo, il tema dell'identità in volo, intrecci tra lingue, culture e dialetti. Ecco, cosa significa e il perché di questa scelta, di questo titolo? Se brevissimamente riesce a darci... Sì, perché quest'anno ci siamo voluti interrogare su quanto il nostro patrimonio linguistico, e quindi rappresentato dalle lingue che conosciamo, ma anche i dialetti vissuti, plasmino la nostra identità. E quest'anno il festival ha voluto proprio portare un bilanciamento quasi armonico tra cultura locale e cultura internazionale. Quindi si parlerà appunto di identità in volo. Non a caso, come vedete nelle locandine, c'è questo omaggio a degli uccelli. Ci sarà la mostra fotografica dedicata agli uccelli, quindi chi più come loro possono identificare questo volo. Se posso aggiungere qualcosa, chiedo scusa fuori copione, le ultime due edizioni sono state promosse e sostenute dalla Fondazione di Modena, che è il nostro principale sponsor, e che ringraziamo caldamente dell'interessamento e della, diciamo, visionarietà di questo sostegno. Nel programma che potete vedere è previsto anche la presentazione di un volume sui dialetti, sul dialetto di Frassinoro, un volume curato da Marco Piacentini, che è un musicista, uno scrittore, e un bel quello,
e abbiamo preparato un minuto di presentazione che Marco, non potendo essere presente fisicamente, ci ha voluto dare, quindi io la faccio ascoltare con le reazioni che sarà poi a vostra disposizione. La prima edizione del mio libro sul diritto di fascino del 1998, quella attuale, è un'edizione riveduta e rivoluta. Io ho cominciato a raccogliere le parole del dialetto nei primi anni 70, ma mi ero accorto che tante parole sarebbero scomparse, visto l'abbandono del dialetto da parte delle nuove generazioni. Ho cominciato a scrivere queste parole, questi modi di dire, come le parole tipo ispomo, che sono calze, oppure modi di dire come scrocinire i denti, vuol dire divinare i denti. Scritte delle parole sui foglietti, poi non hanno scumulato, non mi si sente un dizionario poi rapporti i modi di dire, gli astrocchi, i proverbi, le favole, gli indovinelli, i canti in dialetto, poi i racconti della vita contadina, della vita dei pastori, delle situazioni delle castagne, dell'allevamento della croce del maiale, poi la cucina tradizionale, racconti sulla religiosità, altre cose, vari racconti di un soldato dove era nel 40-45, ed infine ho fatto che mappa in dialetto della zona di Frassino. Ho fatto tutto questo convinto della dignità e del valore della cultura agricola, pastorale, artigianale, di cui il dialetto era espressione. Molto bene. E il dialetto si intreccia ovviamente all'esperienza delle ospiti e anche ad una sorta di prosecuzione del festival, con una serie di pomeriggi dedicati invece ad un'autrice inglese, madrelingua, si chiama Holly B.F. Warren, che sarà ospite per tre pomeriggi nel corso della prossima settimana ed effettuerà laboratori. Laboratori di cosa? Anche qui Holly, non essendo fisicamente presente, in 40 secondi ci racconta cosa ci attenderà anche nel corso della settimana. Vi faccio vedere questo contributo e poi passiamo alle performance. Hello, my name is Holly Warren, Atelier Staff, artist, teacher and imaginator. I'm here at Sconfinamenti Festival in Frosinone, which is filled with inspiration. È un viaggio nella nostra identità in voi, leggendo un album musicale. Cuciniamo caratteristiche di chi pensiamo di essere come se fossero più. Troveremo gioielli dentro di noi, passeggiando le cose. Scopriremo quanto siamo unici. We are really united and special. Come vedete abbiamo dato spazio alla ricchezza della proposta che verrà fatta. Credo che poi il vero momento di questa presentazione di stamattina siano le performance che le due artiste stanno per fare. Non so chi inizia delle due, chi vuole iniziare, decidete voi e spazio all'arte, prego. Prima di tutto, grazie. Sono felice di stare qui. Silvia, tu riesci a raccontarci cosa sta facendo? No. Ora sì, mentre lo fa adesso. Grazie. Aspetti un po'. Senti, calmo. Sì. Allora, questo è carbone, okay. È molto concentrato.
Momenci, traccio no, è solo Menci Preto, cominciamo con Preto. Ok, mas oggi può includere un pochino di colore. Ok, quindi solitamente usa solo il nero, ma oggi va a includere anche un pochino di colore. Questa è la tecnica del sumie. Sì, sumie. Sumie, che è una tecnica giapponese. E sumie al carbone. Porque por causa dos vizinhos imigrantes italianos. Ah, uma moça? Sim, quando era chico. Sim, quando era piccola. Piccola? Sim. Havia muitos imigrantes. C'erano molti imigranti italiani dove viveva lei. Sim. E quindi è molto. Sì. Perché appunto lei. Anche il suo nome, in realtà è un nome proprio italiano. Lucia. In portoghese, ma appunto in realtà è proprio Lucia. Sì, perché non deriva... Sì, non penso che la... è rosa. Lucia, l'emozione è una cosa così... È una cosa positiva. È una... Adesso la consolata. Una stessa. Simplicidade, la semplicità, la caratteristica principale è la semplicità. Un pássaro, ovviamente, cada... oh, che cosa. Nossa, nunca mi aconteceu. Tanto così. Ne faccio un pássaro? Sì, sì, molto rapido. Okay. Adesso va a fare molto velocemente un passo. Un uccello. Un uccello. Sì. Quindi nero e carbone. Sì. Sì. E terminiamo con... Ok, e termina con un timbro. Trasmettere le nostre idee, le nostre culture diverse dalla vostra. E grazie tante anche a Frassinello, alla mia volta, alla nostra volta. E allora, io oggi ho portato le mie matite colorate e sono tanto felice di essere presente al festival sotto questo tema di identità in volo, perché sono molto affezionata agli uccelli selvatici e vorrei
presentarvi il mio amico Merro. Si chiama Lavinio ed è stato un mio amico dal 2020, durante ero chiusa in casa per un arco di un anno sulla mia terrazza. Matita, sono matite colorate oggi. All'inizio stavo dando un po' di riso sulla mia terrazza e ho iniziato a frequentare con la sua moglie. Con la sua moglie. E poi ho provato a dare le bombette e sono impazziti. Sono diventati frequentatori fissi. E poi in estate, che era caldo, ho provato a dare un po' di mirtilli, si vedeva che era gustava, era felice. Dove abiti? A Milano. A Milano. Sì. Anche a Modena ce ne sono tanti di merli. Sì. Da me venivano prima che il mio gatto le cacciasse. Maki, mi dicevi che in Giappone non ci sono i merli. Non ci sono i merli. Allora, da sempre ho amato questo uccellino che si sposta così velocemente, ma poi a un tratto sembra un corvo impicciolito, però hanno dei canti bellissimi, sì, meravigliosi, e poi non credevo, ma erano molto umani, amichevoli. Succede. Ma chi, ad esempio, ci puoi raccontare un pochino, che ne parlavamo quest'inverno quando sei venuta a Frassinoro, sì, della cultura giapponese e di questo affetto per gli animali? Sì. Abbiamo, perché secondo me è una nota importante. Abbiamo questa simpatia particolare con gli animali, perché nostra origine mentale proprio si basa sull'animismo, che si era trasformata in una forma di religione che si chiama Shintoismo. Ammiriamo proprio gli esseri viventi di ogni genere e sono spesso divinizzati nei tempi, siti di preghiera. Qualsiasi piccoli animali, per esempio anche tartaruga, che anche in Cina è simbolo della lunga vita, il coniglio per noi è un animale messaggero della,
del cielo, del nido, della cosa? Sì. Come mi avvo? Ah, era la nonna. Nonna era giapponese? Sì. Ho imparato questo. Sì. Lei ha preso tutta la cultura giapponese, perché lei, appunto, come ha precisato prima, è di nazionalità brasiliana e di origini giapponesi. E chi le ha trasmesso tantissimo, appunto, della cultura giapponese è stata sua nonna, che è la protagonista, tra l'altro, di questo libro che non è ancora stato tradotto in Italia. Quindi per me, anche per me, è bellissimo incontrarla, che lei è nata nel paese rostanista, dal mio paese, è molto lontano dal Giappone, il Brasile, e lei ha la stessa origine, cultura, però è brutto che mi studio, mi studio. E quindi è bellissimo. Anche intreccio, visto che genita in volo, intreccio tra lingue, culture e dialetti. Sì. Capite che ci tenevamo a portare in un piccolo paese dell'Apennino due artiste, insomma, così importanti. Sì. Dimmi cosa hai in bocca? Uvetta? Mirtillo. Sì. Ok. Se io uscivo sulla terrazza con Mirtilli, lui arrivava, perché se intorno non lo vedevo, ma in uno degli alberi attendeva che tu arrivassi. Sì. Certo. Quindi è stato un bellissimo amico per un anno. E me ha fatto conoscere anche una sua piccola, sua figlia. Sua figlia? Dopo la moglie e tutta la famiglia. Sì, è stata un'esperienza, mi ha insegnato questo piccolo essere vivente, che mi ha insegnato di vivere pieno la sua vita. Allora mi ha insegnato molto. Da allora io vado al parco per dare da mangiare ai uccelli, cerco di fare amicizia con loro. È bellissimo. Bellissimo. È bellissimo. Possiamo fare un applauso? Sì. Sì. Se volete prendere una sfida, sì, ah,